che se condividi quello lì col promemoria che c'era, lo condividi sulla stessa pagina. Ok. Aspettiamo, non c'è ancora nessuno. Ah, io ho meritato solo noi. Aspettiamo qualche altro secondo. Va bene. Ah, sono 9, ok. Allora, buonasera, buonasera Don Rocco, buonasera, ci è tornato a trovare Paolo De Luca per Buonasera. Ciao questo Paolo, ciao Enzo. settimo appuntamento con l'accompagnato alla preghiera. Don Rocco, abbiamo iniziato il 21 dicembre, tutti i lunedì alle 20:30. Come passa il tempo? Sì. Tutti i video si possono trovare, quindi dei precedenti appuntamenti, perché abbiamo persone che hanno iniziato a seguirci dal quarto, dal quinto, si trovano nella sezione video della pagina Facebook Lucida Web, lì ci sono tutti i video, sono indicati col numero dell'appuntamento e la data. E la stessa cosa troverete sul canale YouTube dove c'è la playlist in ordine cronologico e quindi è possibile ripartire dal primo e seguire il filologico che ci ha condotti fino a questo appuntamento di stasera. Paolo, lo ringrazio perché ha accolto di nuovo l'invito a essere qui con noi. Ricordo per chi non ci avesse seguito l'altra volta che Paolo è una delle persone che commentava e ci ha posto anche delle domande. Non mi ricordo se era nel quarto o nel quinto appuntamento e l'abbiamo invitato ad essere qui con noi. Stessa cosa vale per chi vuole stare con noi, prendere il posto di Paolo o con Paolo, accompagnarci. È vero, Don Rocco, in questo Sì. cammino Certo, nella preghiera che stiamo facendo ormai da settimane. più interattivo è, meglio E è. infatti, resta il fatto che potete commentare, ci potete fare domande, noi abbiamo la chat aperta, quindi possiamo leggere tutti i vostri interventi. Paolo, Don Rocco, nell'ultimo incontro, che è stato molto, molto bello e molto partecipato, abbiamo parlato della degnitudine, tra virgolette, del non sentirsi degno da parte di molte persone di accostarsi al Signore e di pregare. Uno stato d'animo che in molti che crea sofferenza, perché sentono il Signore molto lontano, molto distante da sé, in un luogo indefinito, e ci si sente non degni di stare da parte. Lui, Paolo, mi ricordo le parole di Paolo dell'altra volta che diceva che si domandava perché sono qui, è giusto che io sia qui, ma perché sono qui io non mi sento degno di nemmeno di pregare o di chiedere delle cose al Signore. Abbiamo letto quel giorno il brano della conversione di San Paolo che ci ha insomma, guidato in questo cammino che stiamo facendo e che ci ha aperto dei nuovi orizzonti per quanto riguarda il nostro modo di porci davanti al Signore. E ci siamo soffermati su un aspetto particolare, se ti ricordi, Don Rocco, quello che un po' ha colpito tutti poi alla fine, la chiamata spettacolare, tra virgolette, di Saulo. Saulo è protagonista di questa folgorazione. Ma testimone è solo lui, perché gli altri non vedono quello che gli accade, scusami, gli altri non sentono quello che gli accade, vedono la scena, ma non odono la voce che lo chiama. Ci siamo fermati su questo aspetto appunto della spettacolarità che colpisce molto nella chiamata, nella conversione. Tutti vorremmo, abbiamo detto, una conversione di questo tipo. E se non accade, Don Rocco hai detto precisamente, ci perdiamo il momento presente, perché aspettiamo, aspettiamo nella nostra vita una chiamata, una folgorazione che non arriva. Aggiungo una piccola riflessione che mi è venuta in seguito alla nostra conversazione. Se noi portiamo questo rapporto di amore, di relazione, abbiamo detto la preghiera, ma e comunque in generale la relazione che noi abbiamo con il Signore nella nostra vita di tutti i giorni, per esempio la portiamo nella relazione di coppia,
Sono certa che ci sono persone che hanno avuto la folgorazione, si sono innamorate subito la moglie, il marito della moglie, e altre coppie che invece hanno incontrato l'amore partendo da un altro sentimento che può essere l'amicizia, lo stare insieme, e quindi l'amore è cresciuto poco alla volta. Mi faceva pensare questa cosa, che ci sono per esempio anche mie amiche che aspettano questo colpo di fulmine che deve arrivare nella loro vita, che devono incontrare assolutamente la loro vita, aspettano questa scenografia spettacolare e poi in realtà non si innamorano mai, sono lì alla finestra che passi questo amore così e non, come dici tu, si perdono il presente. Era l'unica noticina che mi era venuta in mente dopo quel brano, dopo la lettura del brano. Non so se vuoi aggiungere tu qualcosa, Paolo, o andiamo avanti. Andiamo avanti, possiamo andare Però avanti. Va bene. l'immagine è calzante, Enza, quella del colpo di fulmine dell'amore come colpo di fulmine nella fede. Cioè, dobbiamo sempre chiederci se noi abbiamo questo immaginario nella testa, no? Io mi aspetto il colpo di fulmine nella fede. Per cui San Paolo in questo è, come posso dire, un'ispirazione, mi fa vedere semplicemente ciò che è accaduto a lui. Lui non si aspettava il colpo di fulmine nella fede. Gli è accaduto il colpo di fulmine nella fede, ma poi in realtà cosa è successo da quel momento in poi? È stato scenografico l'evento dell'incontro col Signore Gesù, ma poi è stato veramente un colpo di fulmine. Cioè, siccome lui non se l'aspettava, per lui il colpo di fulmine è stato un sto attento a quello che sta succedendo adesso. Se invece Sì. fosse stato uno che si stava aspettando, o stava vivendo in attesa del colpo di fulmine, sarebbe stato diverso. La questione di Paolo è che lui non lo cercava, non lo aspettava, non se lo aspettava per sé. Quindi alla fine lui era attento a quello che stava accadendo in quel momento. Quando è arrivato il colpo di fulmine, in quel momento non era tale, lui stava solo sentendo una voce. Dopo ha capito, ah, ma allora in quel momento io ho incontrato il Signore Gesù. È il cosiddetto senno di poi. Però effettivamente hai usato un'immagine veramente calzante, cioè il colpo di fulmine che certe volte è come nella vita di chi aspetta sempre di innamorarsi di un'altra persona e poi non riesce ad amare quelle che stanno effettivamente con lei. Dice, è vero che Gesù ha detto ama il prossimo e quindi tu ogni volta che ti si accosta qualcuno aspetti sempre il prossimo da amare, però non ami poi quelli lì che sono con te in quel momento, per cui il fatto del colpo di fulmine è come un'arma a doppio taglio, dipende che cosa si intende. Quindi grazie dell'immagine perché è molto bella. È arrivata dopo, però mi ha anche collegato in un certo senso al tema di questa sera. Perché sempre partendo dalle parole di Paolo, del nostro Paolo, Paolo De Luca, mi è venuto in mente questo, se il collegamento. Guardiamo a quel tipo di conversione, a quel tipo di chiamata che era di Saulo, e lo prendiamo a modello. Va bene? Allora noi ci rifacciamo a quel tipo di chiamata, aspettiamo quella chiamata e quel modello a cui io mi ispiro e aspetto che si compia anche in me la stessa cosa. Però il tema di stasera è collegato in questo senso, sempre partendo dalla questione del degno, del modello, si arriva a dei meccanismi mentali che ci portano a voler prendere per modello qualcosa che ci sembra irraggiungibile. Ti faccio un esempio. Io non so quante omelie ho sentito, ho ascoltato nella mia vita, nelle quali il sacerdote all'ambone mi diceva: dobbiamo fare come X, come Maria. Dobbiamo fare come Gesù. Dobbiamo fare, che so, faccio un esempio di santo che abbiamo qui, San Francesco Antonio Pasani oppure San Pio. Ecco,
tu già parti nel tuo intimo con un modello che non riesci a raggiungere. Per esempio la conversione di Saulo, la mia non sarà mai come quella di Saulo, io sono diversa da Saulo. Poi ho una marea di parole che mi circondano, che mi dicono che io devo assomigliare a un modello. E il modello è grandissimo, cioè il modello è la madre di Dio, il modello è Gesù Cristo stesso, il modello sono essere dei santi. E io lì per lì posso rispondere, ah bene, bene, allora io guardo che cosa hanno fatto loro e poi lo metto in pratica, no? Me lo studio, faccio, mi insegno la catechesi, mi leggo i libri, magari studio la vita di un santo, la approfondisco e poi me la metto in pratica. Il disastro più totale, Don Rocco, perché inizi a porti nella realtà delle domande del tipo: ma Maria ce l'aveva una suocera invadente? La mia suocera è straordinaria, sto facendo un esempio. Maria ce l'aveva un marito insopportabile? Maria ce l'aveva dei genitori che non la lasciavano libera? Maria ce l'aveva la vicina di casa che è invadente e ti rompe un po' le scatole quando cerca qualcosa? Anche la mia vicina di casa è bravissima. Ecco, tu inizi a confrontarti nella vita reale con questo modello e non ti ci ritrovi più. E inizi a pensare che c'è qualcosa di sbagliato, inizi a pensare che c'è un tipo di cristiano ideale al quale tu devi aderire, ma non ci riesci con le tue forze, non ce la fai, è la tua vita reale. Non so se mi spiego. C'è un tipo di cristiano perfetto al quale io devo aderire, me lo sono immaginato, per esempio, quando Paolo diceva ieri, l'altra volta nel suo intervento: Paolo, mi impegno a fare qualcosa, cerco di non ripetere sempre gli stessi errori, non ci riesco e mi sento come se non avessi svolto i compiti a casa, no? Io faccio sempre le stesse cose. Tu hai un modello davanti a te altissimo. Poi hai la vita reale, nel frattempo ti costruisci il tuo modello di cristiano che magari non aderisce, Don Rocco, nemmeno al modello che ti hanno suggerito, e vai avanti ripiegato su te stesso e ti fai l'idea di come deve essere questo cristiano perfetto. Paolo, aiutami pure tu. Il cristiano perfetto qual è? Sostanzialmente, uso una metafora per semplificare un po' il pensiero, cioè diceva un mio insegnante di religione, l'amico Don Luigi di Condio, tutti siamo chiamati alla santità. Ovviamente il percorso nella vita è differente per ognuno e non è sempre, non è facile. Diciamo metaforicamente, se vogliamo costruire una casa, dobbiamo mettere mattone su mattone. Però nel momento in cui, come fai riferimento tu Enza, a quello che avevo detto io, ci promettiamo di non tornare su certi errori e quindi mettiamo mattone su mattone, torniamo su quegli errori, questi mattoni cadono. Mi chiedo, il cemento che tiene incollato il mattone che io comunque con un certo sacrificio cerco di mettere su, qual è? Cioè, quello che... perché l'intenzione comunque c'è di alzare il muro, di alzare le stanze, di fare il tetto, ma il problema è qual è lo strumento che ci permette di aggiungere e non di sostituire. Cioè, noi dobbiamo aggiungere qualcosa nel nostro cammino. Io invece, diciamo, nei miei limiti vedo che metto da una parte e tolgo dall'altra, quindi al netto praticamente è un risultato sempre stabile. Non so se, diciamo, è una cosa mia, se è diffusa anche negli altri, non so, purtroppo. Beh, certo che è diffusa negli altri, non senti quella vocina che ti dice: ah, tu volevi fare questa cosa, hai fallito, non ce la farai mai.
Vero, Don Rocco, abbiamo questa immagine di Cristiano perfetto che porta a immaginare questo Cristiano sempre contento, sempre pacifico, sempre buono perché è buono dentro. È un Cristiano che non pecca mai. I 10 comandamenti lui li rispetta tutti i giorni, dalla mattina alla sera. È un Cristiano che prega tanto, tantissimo, tantissime ore di adorazione e non salta mai la messa. Allora noi abbiamo, secondo me, e poi termino, un tipo di blocco anche davanti alla preghiera a un certo punto, perché non riusciamo a svitarci da questa immagine di cristiano ideale che noi ci siamo costruiti nella testa. Perché quando vediamo il fallimento continuo del non riuscire ad aderire a quella cristiano ideale che mi sono fatto, no? nella mia immaginazione, allora abbandono tutto, perché c'è una vocina che mi dice: hai visto? Non ce l'hai fatta, adesso hai saltato la messa, adesso andrai sicuramente all'inferno, non hai pregato abbastanza, non preghi dalla mattina alla sera, perché hai saltato la preghiera della mattina o della sera? Non hai fatto bene questa cosa, non ti sei confessato bene, non... Abbiamo questa vocina cattiva che ci dice: sicuramente tu fallirai, non vali niente, sei indegno, non sei degno di andare avanti, di conti in questo cammino, andrai all'inferno, punto. Poi invece abbiamo chi, secondo me, ce la fa a rispettare questa immagine ideale, sempre immaginata da se stesso, e a un certo punto riesce con i propri sforzi a raggiungere la vetta, rispetta tutte le regole, rispetta tutte le norme, è buono con tutti, non ha un dubbio di fede, riesce persino a correggere gli altri, ed è talmente gonfio di se stesso perché rispetta tutte le regole che si è imposto, che a un certo punto esprime giudizi anche sugli altri. Perché se io sono capace di fare questo e tu non sei capace, io ti guardo come ti comporti tu, vedo che tu non fai quello che faccio io come lo faccio io, e quindi sono libero di giudicarti. Questo tipo di perfezione nella quale cadono molti, questo ambire a diventare questo cristiano ideale, è Don Rocco un impedimento che io vedo grave nella preghiera. Tante volte io ho degli amici che mi dicono: ah no, io non prego perché tanto io sono padrone, non ce la faccio. Non ce la faccio perché vedi quello invece che magari... Ti parlo di un esempio di un amico che mi diceva della moglie: lei è bravissima, lei prega sempre, lei fa tutto, lei dice 10 rosari al giorno, io non sono capace, io non sono come lei, quindi io non valgo niente. Ok, mi sembra che abbiamo messo, sì, nel senso che stasera, a differenza delle altre volte, è proprio un flusso di coscienza, penso che abbiamo messo veramente tanta carne sul fuoco. Viene molto dall'esperienza del parlare con le persone, capito? Sì, esatto. Proprio i pensieri che hanno molti. Beh, tu sei una giornalista, per forza devi avere questo taglio di lettura del territorio, ma perché anzitutto è importante questa cosa qui, mo anche per quelli che ci seguono da casa, siccome Enza è giornalista e quindi ha una visione sul territorio, è bello fare questo tipo di brainstorming su quello che ci sta anche, no, della nostra esperienza. Io vorrei però, Enza, prendere il punto da cui sei partita e che secondo me è importante per mettere a fuoco l'argomento, cioè la questione del modello. Sembra che per avere una esperienza spirituale noi abbiamo quasi un modello davanti, come una immagine, che dobbiamo portare sempre appresso, tipo pocket, che all'occasione la dobbiamo tirar fuori e dobbiamo vedere se andiamo bene col modello oppure no. Credo di aver capito questo, no? Come sì. Il cuore della cosa, no? Tu dici che questo è molto diffuso? Sì, sì. Sì, tanto. Perché è una cosa... Molta gente è frustrata per questa cosa inarrivabile. Sì, è una cosa secondo me su cui porre molto l'attenzione. Perché? Perché se io ho in mente un modello a cui mi devo ispirare, anche nella preghiera io ho un modello
a cui mi devo ispirare, quindi anche del Signore io ho una specie di modello, cioè è l'idea del modello, e dobbiamo vedere se va bene oppure no. Ascolta, io credo che quando inizia a nascere il modello per noi, credo che sia una cosa abbastanza naturale, perché noi quando cresciamo non sappiamo più o meno che cosa possiamo fare. Allora vedere quelli più grandi di noi, soprattutto quando siamo bambini, ci aiuta tantissimo per avere tipo dei punti di riferimento. Poi è anche vero che gli adulti ci marciano parecchio su questo fatto qua, perché vogliono essere loro i punti di riferimento dei più piccoli. E quindi praticamente noi da bambini, io credo che immaginiamo già che come più o meno ci si aspetta che noi siamo. Quindi diciamo che il fatto del modello comunque ci sta nella testa. Poi magari anche un po' di predicazione ci insegna che avere dei modelli di riferimento davanti potrebbe essere utile, almeno credo che nel predicare il Vangelo qualcuno, come ricordavi tu prima, possa aver usato questo modo di porgere il Vangelo, forse pensando di fare del bene, perché io ti propongo un modello, se tu ce l'hai davanti agli occhi, credo che ti possa ispirare. Ora, tu facevi riferimento, Enza, al... Scusa, Don Rocco, ti interrompo, dimmi. Solo su questa cosa, hai usato una bella parola. Ispirare è diverso da doverlo seguire come invece raccomandano. Ispirarsi a un modello è un conto. Avere proprio il modello. Certo. Se tu mi dici questo è il modello, seguilo, e non mi dici come fare, a che livello deve la mia vita conformarsi. Vedi, già che tu hai usato questo termine, ispirarsi, cambia tutto lo scenario, è tutta un'altra cosa. Mentre tu invece hai usato il termine conformare, e però tu mi dai il modello, io sono così, tu mi dai il modello, da qui devo arrivare qui e mi chiedi di conformarmi, ma io sono così. Certo, se tu mi dici dobbiamo fare come Maria, non dici dobbiamo ispirarci a Maria, capito? È diverso, sì, cioè, quando ci dicono devi fare come Maria. Esatto, tu dici più che un'ispirazione, io percepisco che mi stanno dicendo che devo essere in questo modo. Per cui, ecco, Paolo faceva l'esempio della metafora della casa, ma giusto per intenderci, credo, Paolo, che tu dicessi io non devo sostituire quello che sono, tu mi devi insegnare a costruire la mia casa, no? Però se mi dai, dimmi se ho capito bene, fuori di metafora. Sì, no, cioè nel senso aggiungere mattone su mattone, quindi vuol dire tornare nella casa del Signore rinnovati e leggermente migliorati. Invece quello che si avverte, sempre riferendoci a quel senso di inadeguatezza, è il fatto che metto un mattone, poi mi scivola quell'altro, ne metto un altro, mi scivola un altro, quindi... si ha la sensazione di rimanere sempre in un limbo dove non si cresce, ecco, questo è il discorso. Sì, perché vedi, il fatto del modello credo che sia anche questo, cioè il fatto che io sono così, tu mi dai un modello così, mi dici che io mi devo conformare a questo modello, e nel frattempo che io aspetto questa conformazione sembra quasi di essere in un limbo in cui qualcosa accade ma non accade mai, in cui io mi starei nella mia testa trasformando, rinnovando, ma rinnovamento e trasformazione non avvengono mai. Ma soprattutto io poi come faccio a sapere che veramente il modello, cioè, sia stato veramente utile? Ora, Enza, tu usavi la parola conformazione, conformità, e poi dicevi che questo movimento di conformazione, tu dicevi, tu non mi dici come devo fare e fino a che punto mi devo conformare. Però, Enza, io credo che tu abbia veramente colto il segno, e tu lo dici come veramente da giornalista, cioè hai rilevato una questione sul territorio, ma vedo che hai anche analizzato, c'è questo circolo di idee sul nostro territorio, non so altrove, però parliamo del nostro territorio. Questa conformità, perché? E perché il modello? È utile il modello? Allora, io prima dicevo che forse chi ha pensato a dare un modello e a dire a qualcuno la tua vita come Maria, deve essere come Maria, oppure la tua preghiera come San Francesco d'Assisi,
oppure la tua vita spirituale come Teresa di Lisieux. Perfetto. E mi dai un modello e mi dici tu come lui, la tua vita come la sua, la tua preghiera, tranquillo, come la sua, la tua vita spirituale, tranquillo, come la sua, la tua prassi, che cosa puoi fare nella vita? Tranquillo, fai come ha fatto lui. Allora, se io ho 5 anni e tu mi dici fai come vedi fare a papà, per me è un modello, sì, ma in che senso? Come un'ispirazione. Ma se tu mi parli di conformità, ecco che il suggerimento nella predicazione di avere quasi qualcuno davanti diventa quasi un modello a cui adeguarsi. Non so se mi sono spiegato bene sul passaggio. Cioè quello che magari nella testa di chi ha predicato era una ispirazione, in me che ascolto può diventare invece un modello da avere. E il fatto di avere un modello davanti, certo, sembra quasi che io mi devo lasciar modellare, ma lasciar modellare quasi come si modella la creta, no? Il modello me lo piazzano sopra e io come un memory ricordo tutto del modello e alla fine sono tale e quale. Però a un certo punto questo tipo di modello, cioè modello come qualcosa su cui modellarmi, io credo di diventare tipo un modellino, qualche cosa che viene costruito pezzo per pezzo, poi gli mettono pure la vernice sopra e sembra essere a immagine e somiglianza del santo a cui mi hanno detto di conformarmi. Ma questa cosa è giusta? È questo che dobbiamo chiederci. E sto parlando non del modello come ispirazione, no? Ma come modello, sì, come conformità. Io credo che questa cosa qui non sia un problema di adesso, ma sia un problema nato già nel Medioevo, quando con la geografia si proponeva alla gente, anche semplice, magari che non aveva studiato e non poteva accedere a molti studi, una immagine abbastanza semplice e lineare di come poter condurre la propria vita. E all'epoca forse questo è stato un bene, perché comunque nessuno aveva la possibilità di confrontarsi con altri. Quello è stato il primo tentativo di dire a una persona: guarda, che non basta quello che sta nella tua testa, ti devi confrontare con altri. Prendi un santo come confronto di vita. Certo, all'epoca forse è stata veramente la cosa più felice che potessimo immaginare, ma credo che con l'andare del tempo e con l'andare degli anni, ecco, questa cosa del confronto, dell'ispirazione, sia diventato quasi il modello come uno specchio. Guarda là e fai esattamente così, copia conforme. Poi adesso che abbiamo nella nostra società l'idea della fotocopia, del copia e incolla, sembra che il santo sia un copia e incolla, quindi la vita del santo quasi un copia e incolla con la mia vita, anche la preghiera di un santo, copia e incolla. E io praticamente, che cosa ne rimane di me? Io credo che questa sia la domanda che dobbiamo fare. Che cosa ne rimane di me? La mia vita spirituale, la mia vita di preghiera, ma anche il mio rapporto col Signore, il rapporto con tutto quello che è la mia vita di fede, è davvero un copia e incolla. E allora, se è un copia e incolla, che cosa ne è di me? Cosa ne sarà di me? Cosa ne rimane di me? E qua prendo proprio una cosa che mi hai ispirato tu, Paolo, quando hai detto se devo cambiare o sostituire. Cioè la domanda è: cosa rimane di me se io inizio a fare questa cosa qui? Perché se io inizio a pregare, non è che inizio a spegnermi, inizio a perdermi. E se io inizio a vivere una vita autentica di fede, non è che più è autentica la vita di fede e meno autentico sono io, meno rimane di me. Ma scusa se Paolo interpreto le tue parole, ma credevo che spero di essere stato fedele a quello che volevi dire. Cioè, se tu mi dici che c'è un modello davanti a me, e ma io qua ci sono io, no? Un modello davanti, io mi guardo. E per quanto mi piaccia questo modello, per quanto è bello, è il modello, ma non sono io. Sì, finché un'ispirazione va bene, ma se tu mi dici che devo essere così, io mi devo chiedere, ma cosa ne sarà di me? Non è che io per andare appresso al modello poi mi perdo io. E allora io credo che sia la nostra esperienza di quello che cos'è un modello, l'esperienza che noi facciamo del copia e incolla sul computer, l'esperienza delle fotocopie, delle fotografie, modelli perfetti dell'originale, che in questa epoca ci fanno percepire questa cosa in maniera quasi angosciante, perché è come se non ci fossi più io. E Paolo
cioè Saulo di Tarso, che sulla via di Damasco rimane folgorato dal Signore, ci insegna proprio questo, che il modello non esiste. Poi a un certo punto lui racconta di sé, noi abbiamo letto, credo, la lettera ai Galati, lui racconta di sé, della sua esperienza No, assolutamente abbiamo letto autobiografica. Atti. Non mi ricordo, vabbè. Comunque, nel momento in cui lui racconta della sua esperienza, racconta di sé, è un racconto autobiografico. Lui condivide con noi quello che è accaduto a sé, non sta parlando di ciò che dobbiamo fare noi. Quando noi leggiamo o gli Atti degli Apostoli o le lettere di Paolo e ascoltiamo della sua esperienza, non solo quello della folgorazione o, come dici tu, del colpo di fulmine con Gesù, ma anche di tanti altri piccoli particolari autobiografici, lui parla di sé. Punto. Noi lo leggiamo e dice: vedi, va e anche tu fa lo stesso. Ma Paolo non lo sta dicendo, lui sta solo condividendo con noi. Noi che lo leggiamo da questa parte, leggiamo, ascoltiamo, condividiamo e magari per predicare di Paolo a un certo punto arriviamo alla conclusione che quello deve essere il mio modello. Ma io non credo che Paolo abbia detto una cosa del genere. Quando Paolo usa, l'unica volta in cui usa a degli interlocutori il termine imitare, imitazione, dice: fratelli, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Non sta dicendo diventate tanti piccoli Paolini, non diventate il Paolo in miniatura, tanti mini me, ma semplicemente abbiatemi come riferimento perché io mi rifaccio a Cristo. Quindi Paolo sta dicendo esattamente il contrario. Non dice diventate tante fotocopie di Paolo, cioè sta dicendo diventate, fate come me che io mi ispiro al Signore Gesù, cioè ci sta liberando dal modello. Ok? Quindi io non capisco anzitutto come facciamo noi a leggere un racconto autobiografico in cui diventa come quello di Paolo, in cui l'esperienza di Paolo, assolutamente unica, autobiografica, che accade solo a lui, condivisa con noi, diventa per noi quasi un diktat, fai così. Ma questo passaggio dove sta? Cioè, perché io interpreto così? Allora, questo io mi devo chiedere. Invece, se lo leggiamo nudo e crudo, come sta? Paolo ci fa una condivisione autobiografica. Ti dice: a me è successo questo. Io ti racconto quello che è successo a me, non quello che deve succedere a te. E lo ascolto così come sta, nudo e crudo autobiografico. Paolo ci dice che lui ha un'esperienza del Signore Gesù unica, sola, irripetibile, cioè è quello che Paolo ha vissuto, quello che è accaduto a Paolo, e mi permetterei di dire, non si può ricavare dall'esegesi, ma direi anche che non è nella testa di chi ha, cioè non è nel testo che noi leggiamo, dire che quella stessa cosa possa essere paradigmatica per ciascuno di noi. Cioè non sta nel testo che sia preso da esempio, da modello per ciascuno di noi. Esattamente il contrario. Paolo ci dice che ognuno di noi ha la sua esperienza del Signore Gesù. Anzi, il fatto che lui la racconti è proprio per dire agli altri che non è perché lui non ha incontrato di persona il Signore Gesù come hanno fatto tutti gli altri che erano viventi all'epoca, e si riferisce solo a quelli che avevano avuto un certo tipo di esperienza del Signore Gesù, usa quel racconto autobiografico proprio per dire che la mia esperienza di Gesù è un'altra, ma non è da meno della vostra. Quindi sta dicendo soltanto che c'è una esperienza, che è quella che ha fatto Pietro, un'esperienza che è quella che ha fatto Giovanni, un'esperienza che ha fatto Giacomo, e poi dice: questa c'è l'esperienza che ha fatto Saulo, il sottoscritto, e che non è né più né meno, ma è semplicemente differente. Ed è quella mia, che è capitata a me ed è tagliata sulla mia persona. Per cui io, quando leggo di Saulo, che ha fatto un'esperienza assolutamente unica, premesso, noi lo leggiamo dopo 2000 anni di cristianesimo, ma voi vi immaginate i primi che hanno letto questo racconto autobiografico, che hanno ascoltato che un tizio di nome Saulo, che era il persecutore dei fratelli, a un certo punto mi viene a raccontare a me, che
che ho incontrato il Signore Gesù dal vivo, perché ero vivo e vegeto, magari ho seguito la predicazione, mi viene a raccontare che lui ha avuto quasi una voce che gli si è rivolta direttamente, avrebbe quasi incontrato, e che ne so, è veramente possibile una cosa del genere? Cioè, i primi che hanno ascoltato il suo racconto, io credo che hanno dovuto digerire per prima cosa il fatto che ci possano essere esperienze non convenzionali. Come la mettiamo col modello? Allora, Saulo, l'abbiamo detto l'altra volta, era tutto il contrario della, non del cristiano, proprio della persona ideale. Era una persona abbastanza debole di carattere, però faceva il forte con i deboli. Cioè si faceva forte della legge. Mo sto forzando un attimino, però è giusto per intenderci, facendo riferimento a degli elementi sparsi all'interno delle sue lettere. Aveva sicuramente una mente brillante e non gli mancava il dono della parola. Con le chiacchiere era bravo, però è anche vero che non doveva aver avuto un carattere molto dolce di sale, e sicuramente non risiedeva all'interno di quello che noi immaginiamo che sia la persona brava e perfetta. Sicuramente quando Gesù gli rivolge la parola, secondo il suo racconto autobiografico, gli rinfaccia immediatamente che lui è un persecutore dei suoi fratelli e addirittura lo prende su di sé in una maniera molto personale: perché mi perseguiti? Quindi non immagino che Saulo di Tarso sia una persona ideale. E Gesù, nel momento in cui lo ha pizzicato, lo ha fermato, lo ha scalzato da cavallo e lo ha fermato, non gli ha detto: adesso ti do un modello con cui confrontarti. Gesù non gli ha dato nessun modello, mi ha detto soltanto: affidati a qualcun altro. Lui cieco, lo ha detto principalmente nel fatto della cecità di Saulo, quindi volente o nolente l'ha dovuto fare. Lo hanno dovuto scortare per mano nella mano, per dire così, dentro la città. Lo hanno dovuto portare ad Anania, mano nella mano. Lui si è dovuto affidare ad Anania, mano nella mano. Cioè lui è passato da una mano all'altra. Il Signore Gesù sembra che con questo episodio, con questa cosa che è accaduta, sembra che non abbia mai parlato di modello da seguire, non abbia mai parlato di dare esempi. Neanche ad Anania chiede di dare esempi. In tutto il testo degli Atti e delle lettere non compare questa cosa. Cioè non... Il Signore Gesù non usa il modello e non dice a Saulo di Tarso: ora conformati a questo. Per intenderci, non dice neanche conformati a me. Attenzione, il Signore Gesù non dice devi diventare uguale a me. Io non so se riuscite, almeno quello che ci stanno seguendo, io non sto vedendo più i commenti, ma non so se voi avete mai pensato a sta cosa, ma il Signore Gesù non ha mai detto diventa uguale a me. Ecco, mo leggevo un commento di Concetta: non c'è un modello, ma come ci si rapporta con l'essere umano. Allora, diciamo una cosa, questa è una cosa abbastanza importante, sempre rimanendo nell'episodio di Saulo. Saulo è messo dalle condizioni in cui versa di doversi fidare del primo essere umano che ha accanto, cioè i suoi uomini, o per intenderci, lui era il capo, i suoi uomini erano sotto lui. Mettersi nelle loro mani e fidarsi dell'essere umano, avere il rapporto con loro in quel momento, significava che il capo diventava coda e che il servo iniziava a dare ordini al capo. Non è una cosa abbastanza facile. È come se voi diceste al vostro miglior nemico o alla persona che non sopportate: bene, adesso comanda su di me. Interessante, eh? E tu sei cieco e affidato completamente alle sue mani, non sai neanche se ti sta passando del veleno invece di un bicchiere d'acqua, ma sei completamente affidato. Quindi attenzione a leggere con superficialità il racconto di Saulo. Capite bene che cosa significa mettersi nelle mani di un altro? Piuttosto che un modello, Gesù Cristo dà degli esseri umani, in modo che l'esperienza originaria, quella di ascoltare la voce, continui ascoltando la voce di altri esseri umani. Per cui Saulo, che non è uno stinco di santo e non è francamente un modello perfetto da seguire,
non gli viene neanche detto segui un modello, non gli viene detto fa così. Vedete, il Signore Gesù, nel momento in cui pizzica Saulo, non gli dice da adesso diventa come Maria, mia madre, lei è la madre di Dio, mi raccomando, prega come lei, fa come lei e vivi come lei. Non gli ha detto Gesù adesso diventa come San Francesco d'Assisi, per intenderci, non gli ha detto neanche diventa San Paolo di Tarso, non ha detto neanche diventa San Paolo, lo ha soltanto chiamato. Per cui a un certo punto io penso, e qua ritorno alla questione iniziale, che io ho una vita e ho una vita mia perché io sono nato e quindi ho la dignità della persona nata, creata da Dio. A un certo punto io incontro il Signore Gesù che vuole me, ma anche perché si è chiamato me, mi ha rivolto la parola a me e vuole avercela con me, io credo che il Signore Gesù voglia me e vuole che io ascolti la sua voce e che io risponda. Nel momento in cui questo avviene, l'altra volta ci siamo detti, semplicemente rivolgersi la parola. Se io mi rivolgo al Signore Gesù, lui ce l'ha con me e io e lui iniziamo il grande dialogo della nostra vita, io credo che questo interessi a lui. Se io inizio a dirgli, Signore Gesù, provate a dire le cose che noi ci diciamo dal vivo in preghiera, secondo me Gesù credo che si alzi e se ne vada. Provate a dire, Signore Gesù, io Rocco devo diventare come Maria. Non lo so, Paolo, tu dici, Signore Gesù, vuoi che io diventi come Enza? Ma il Signore Gesù dice, no. Che vuoi fare? Ti vuoi fare l'operazione? Che significa vuoi fare? Vuoi fare come Maria? Cioè, ci rendiamo conto della ridicolaggine delle cose che... Oppure dice, Signore Gesù, vuoi che io ti preghi come Teresina di Gesù? Allora voi immaginate che Teresina di Gesù, per rivolgersi al Signore Gesù nel momento in cui pregava, se non lo esaudiva, essendo una donna, se la prendeva male, e diceva, allora se tu, no, hai visto tutte le carinerie, le cose, perché lei si rivolgeva in modo molto carino al Signore, come una donna sa fare, perché ha la delicatezza, eh? Se non aveva rispondenza da parte del Signore Gesù, prendeva il crocifisso e lo girava contro il muro. Perché mi sento un po' ridicolo a fare questa cosa, cioè, onestamente. Oppure, cioè, prega come... aspetta, mi ricordo... Gemma Galgani, benissimo. Gemma Galgani, mi ricordo una volta che pregando in un'estasi col Signore Gesù, dice allora, Signore Gesù, se tu non mi dai quello che voglio, io non ti bacio più. Allora, boh, onesto, cioè, se io dovessi pregare come Gemma, ma non, se conosco bene il Signore, ma proprio ma pochino, credo che non mi chiederebbe mai una cosa del genere, perché se io facessi così, il Signore Gesù farebbe... Ok, perché credo fondamentalmente che sia una persona molto normale e quindi credo che il Signore Gesù, se si è rivolto a me e vuole che avere un dialogo con me nella mia vita, vuole semplicemente che io sia Rocco, che non sia né Maria né Giovanni né Francesco né tantomeno Francesco d'Assisi. Però so che qualche francescano magari dirà, ma Francesco era l'uomo fatto preghiera, va bene, mi fa piacere per lui, tanti auguri, però il problema è che io sono io e non sono Francesco. Bella la vita di Gemma Galgani, ma io sono io e Gemma è Gemma, mi fa piacere per lei. Bella la vita di Pio da Pietrelcina, fantastica, ma lui è Pio e io sono Rocco. Per cui se il Signore ha chiamato Pio, lo ha chiamato perché sia Pio, ma che io diventi come Pio manco va a capa. Perché allora, parliamoci chiaramente, l'unicità di ciascuno di noi si vede proprio nella chiamata del Signore. Cioè, è essenziale che io sia io e che mi rivolga come me stesso al Signore, che se qualcosa mi va, non mi va, io gliene parli, però poi devo anche stare attento. E questo però lo devo sottolineare, che certe volte il modello è deresponsabilizzante. E a noi ci pesa la responsabilità. Il modello è deresponsabilizzante perché io non ho voglia di avere un dialogo col Signore, non ho una vera voglia di vivere una vita di fede, ho il modello che è deresponsabilizzante. Ci provo, vediamo.
Mentre invece se io inizio a capire che devo rispondere di persona al Signore Gesù, questo è molto responsabilizzante, perché significa che la risposta che do io è essenziale. Con quella risposta io mi gioco una vita. Significa che io mi gioco veramente la mia vita. Per cui nel momento in cui io so che ad esempio il Signore mi chiama e mi dice voglio avere a che fare con te, fermi tutti. Se io devo pensare cosa rispondergli, perché se io gli dico di sì, ne va della mia vita, se io gli dico di no, la mia vita prende un'altra piega. Per usare la tua immagine, Paolo, se io gli dico di sì, la mia casa si costruisce in un modo, se gli dico di no, si costruisce in un altro. Io devo stare molto attento a che cosa rispondo, ma non perché vengo bacchettato, ma semplicemente perché la mia risposta ha un peso, perché la mia vita ha un senso e perché io sono io. E se ti dico di no, ti dico di no. Se ti dico di sì, ti dico di sì. Faccio il mio esempio. Se quando il Signore mi ha chiesto di seguirlo e di diventare prete, a me non è che mi piaceva questa idea. Attenzione. Non è che subito il Signore diventa. Sì, che bello! No. Io dovevo stare molto attento alla risposta che gli davo. E anche se non ero tanto d'accordo all'inizio, io non potevo prendere la cosa sotto gamba. Dovevo essere sicuro di quello che gli avrei risposto. E siccome io so che il Signore Gesù non mi ha chiesto una sciocchezza, ma ha chiesto me e che non dovevo diventare come nessun altro, a un certo punto so che la mia risposta ha un valore enorme. E questo è molto bello, perché so che la scelta che io faccio, la risposta che io do al Signore, è assoluta, è importantissima. Le mie scelte contano tanto davanti a Lui. E non so a voi, ma a me questa cosa mi riempie il cuore, sapere che la scelta che io faccio davanti a lui aspetta la mia scelta. Io non posso prenderla sotto gamba, ma anche perché lui mi fa capire il peso della mia risposta. Ho trattato solo una cosa, Enza, di tutte le cose che voi due avete messo in Sì. mezzo al modello, però io penso che questa sia una base, magari lo possiamo sviluppare poi il resto la prossima volta. Però io credo che questo sia assolutamente essenziale. Cioè la mia vita per il Signore Gesù è la mia vita. Chiamare Rocco, chiamare Paolo, chiamare Enza, non è come chiamare, dice, ma vabbè, chiama un altro. Il Signore Gesù si toglie gli occhiali e dice, scusami, che significa chiama un altro? Se io ce l'ho con te, tu non sei uguale a un altro. Altrimenti io perché mi sono scomodato a venire a parlare con te e a rivolgere la mia voce a te? E non credo, a me non mi è mai capitato che il Signore Gesù, quelli con cui voleva avere a che fare, gli ha dato un modello, piuttosto ha detto a loro aspetto, preferisco aspettare la risposta, ma non mi risulta, da quello che lo conosco io, no, posso sbagliare, magari voi mi dite. Vabbè, io stando a fianco al Signore Gesù ho visto che lui dà modelli alla gente. Io, standogli a fianco, dandogli una mano in quello che fa lui, non mi è mai capitata questa cosa qua. Per cui è vero che anche io l'ho sentita, assolutamente. E anche io un po' ci sono cresciuto. Però a furia di stargli a fianco mi sono un po' scraccato da sta cosa qua, perché non l'ho mai visto fare questa cosa qui. Allora mi sono chiesto, ma il Gesù reale e il Gesù immaginario sono la stessa cosa? Il Gesù reale queste cose non le fa, perché io sento dire che la fa? Allora io ho dovuto un attimo cambiare quello che io pensavo che fosse il Signore Gesù. Dico, bah, lui non le fa queste cose. No, non so, Paolo. Sì, No, ti ho visto che mi ascoltavi, ma. sto pensando a tutte le cose che stai dicendo. Effettivamente, mi sembra di aver capito che, cioè, di fatto la folgorazione non dobbiamo neanche aspettarcela, nel senso che è un lento lavoro, credo che a questo punto faccia il Signore nei nostri riguardi o non so se inconsapevolmente facciamo noi nei suoi. Quindi non lo so, ci vuole molta pazienza perché, cioè, le immagini che leggiamo su alcune pagine del Vangelo, non so, proprio la conversione di Paolo oppure
l'angelo che si presenta a Maria, tutte cose improvvise, cioè molto potenti in breve tempo, che ti sconvolgono. E evidentemente noi siamo più soggetti a qualcosa di lento, come delle piccole gocce che riempiono un bicchiere e che dobbiamo cercare di capirle. Cioè, quello è il problema di fatto, è anche interpretare delle piccole cose nel quotidiano che siano poi dei segni da parte di Dio, insomma, perché non è facilissimo. Cioè, credo che proprio Saulo, di fatto, non lo so, in un certo senso, non so se dico una cosa giusta, forse mi sbaglio, però insomma, ha avuto gioco facile, come altri santi proprio. Quindi noi magari dobbiamo lavorarci di più perché sono segni che magari ci passano davanti e non sappiamo se sono quelli, non ce ne accorgiamo neanche magari. Tutto sta a capire come leggerli tra le righe, questo è il fatto. E questa è la difficoltà, Ma se, sostanzialmente. secondo me, Don Rocco, collegandomi a quello che diceva Paolo, i segni che lui dice sono secondo me i segni sono continui, nel senso, come hai detto tu, lui aspetta, lui ti ha aspettato, no? Aspetta che tu lo accolga. Come lui aspetta che tu lo accolga, così i flash, i segni che lui manda sono continui. Non è che c'è Ah, un periodo certo. della mia vita che me li dà e un altro che non me li dà. Quindi Ma tu, certo. nella tua esistenza, hai continuamente l'opportunità di coglierli. Adesso io non voglio dire, esempio, tu sei qui con noi stasera. Avresti potuto fare qualunque altra cosa lunedì sera o lunedì sera sei capitato Assolutamente. sulla nostra pagina, ci hai ascoltati, hai detto, mamma mia, voglio intervenire, voglio dire questa cosa. Anzi, voglio fare anche una domanda e metterli un po' in difficoltà perché non era facile la domanda che ci hai posto ed era, l'abbiamo detto tante volte, era una domanda intelligente. Poi ti sei detto, va bene, mi hanno risposto così, non so se Don Rocco ti ha convinto o non ti ha convinto nella sua risposta, però hai deciso di proseguire. Hai ascoltato un altro appuntamento, poi quando ti abbiamo invitato ci hai pensato, non sei venuto subito. Poi se hai deciso di venire ci hai fatto la sorpresa, sei venuto a sorpresa, sei ritornato, stai avendo questo dialogo sulla preghiera che probabilmente non nemmeno tu ti aspettavi. Io credo che faccia parte comunque di un segnale continuo che noi dobbiamo saper cogliere, riuscire a cogliere, anche questa tua esperienza. Dimmi tu, Don Rocco, se dico giusto o dico sbagliato. Me questo non lo so, ti posso dire soltanto sì, che una cosa che mi colpiva di quello che dicevi, questo lo posso fare da feedback. Cioè il Signore non se ne sta con le mani in mano, la tua vita cambia nel momento in cui ti accorgi che lui c'è, che lui ti stava, come posso dire, guardando da lontano e che poi ha iniziato ad avvicinarsi lentamente, non sai né come né quando, e devi capire che è lui che inizia, che prende l'iniziativa. Nel momento in cui tu scopri questa cosa qui e scopri di essere l'interesse del Signore, inizia a capire che ti fermi e sei così preso da questa cosa qui che inizi a vedere la sua presenza, te ne accorgi, a un certo punto inizi un dialogo con lui, ma perché ti sei accorto che lui è presente? E inizi a non pensare ad altre cose. Chi vive una cosa del genere perché accetta di viverla, gli capita nel momento presente, come abbiamo detto, se ne accorge e pensa a se stesso e a lui, cioè non pensa al modello, il modello è un po' un surrogato in questo senso. Pensa, una cosa però volevo dire, perché leggevo un messaggio in cui, e che secondo me è importante, cioè anzi due, è soltanto importante da rispondere, siccome qualcuno dice che Gesù, allora Pina diceva, Gesù ci ha lasciato un modello da seguire, perché dice che facciamo troppi giri di parole, aprite la Bibbia per essere chiari. Ok, allora Gesù non ha mai dato un modello da seguire,
piuttosto ha detto seguitemi, nel senso di venire dietro a me. Ora, questo non significa che Gesù volesse tante copie di se stesso, per cui anche quando io dico il Signore Gesù mi raggiunge, si rivolge a me, io me ne accorgo, eccetera, non è per darmi un modello di sé, ma per dirmi che mi vuole con sé. È diverso. È come se io incontro un amico, e da cioè una persona, incontro Paolo, e da quel momento voglio essere amico a Paolo, punto. Voglio che Paolo sia con me, non voglio che sia come me, perché io non voglio parlarmi allo specchio, io voglio solo parlare con Paolo, e voglio ragionare con lui, e voglio che magari si vive insieme, si programmi qualche cosa, si facciano delle cose insieme. Ecco, il Signore Gesù la pensa, cioè si comporta e pensa e ragiona così. Siccome Pina ha detto aprite la Bibbia e le parole se le porta il vento, grazie Pina per queste parole che se le porta il vento, si puoi, credo, aprire semplicemente il Vangelo e vedrai che in tutte le pagine del Vangelo, in tutti gli episodi, in tutte le pericopi, non quando Gesù insegna, ma quando Gesù vive, con tutti e 12 gli apostoli, i 72 discepoli, non ha mai creato fotocopie, mai, con nessuno, e a nessuno di loro ha mai detto di diventare quello che non sono, mai. Credo che questa sia la cosa che si ricava subito da ogni pagina del Vangelo, e quindi grazie Pina che lo hai sottolineato, fantastica, perché sennò si potrebbe pensare che noi stiamo inventando le cose, ma Gesù in ogni pagina del Vangelo. Qualcuno però, Gianluca mi sembra di leggere, che ha scritto, ma Gesù in un passo ha detto diventate come me, aspetta, fate come me che sono mite e umile di cuore. Allora, giustamente dall'immagine che dà Gianluca, perché ha citato un versetto della scrittura, si potrebbe pensare che invece Gesù dice il contrario di quello che abbiamo detto noi stasera. Secondo me le parole del Vangelo non vanno mai staccate dal contesto, mai staccare una frase da un discorso, mai staccare un discorso da quelli a cui stava parlando, e mai staccare un episodio da tutto il resto del Vangelo. Se infatti prendiamo questa stessa frase nel Vangelo di Matteo, e dovrebbe allora capitolo 11 versetto 29, Gesù dice prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Quando io leggo una frase del genere, faccio un'applicazione pratica e poi mi taccio Enza, se no sfoghiamo troppo. Io leggo una frase del genere, come funziona il ragionamento del modello? Vi spiego subito. Leggo la frase e dico, prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Che cosa mi interessa? La frase imparate da me che sono mite e umile di cuore, allora la stacco da quello che ha detto prima, il giogo. E mi prendo la frase che interessa a me, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Di questa frase quali sono le parole che capisco? Mite e umile. Quindi io stacco le parole mentalmente mite e umile. Ho una mia idea di mitezza e una mia idea di umiltà. E allora io che cosa deduco? Che Gesù stava dicendo che lui è umile e io devo diventare umile come umile lui. Ma Gesù non stava per niente dicendo questo. Ma la mia idea di modello è che prendo la mia parola umiltà, la metto sulla parola di Gesù e vedo combacia umile, umile, io devo essere umile come lui è umile. Ma è modello. Questo è un ottimo esempio utile, quindi grazie Gianluca della citazione, ottima, perché ci mette in luce esattamente il ragionamento del modello, che è esattamente quello che Gesù evita di fare. Se infatti prendiamo la frase per intero, che cosa dice? Il ragionamento di Gesù sta parlando del Padre e dice, esordisce proprio così, in quel tempo Gesù disse, ti benedico Padre, che cosa bella, cioè sta esultando nello spirito, la cosa più bella. Io immagino gli occhi di Gesù in quel momento, Padre, ti benedico, Padre, tu hai rivelato delle cose, Padre, le hai rivelate ai piccoli, Padre, a te è piaciuto rivelarle ai piccoli, tutto è stato dato a me dal Padre mio, parla ai suoi e dice, imparate anche voi questo, a diventare piccoli davanti al Padre, figli davanti al Padre
e imparate questo giogo che io ho di vivere insieme col padre, come padre e figlio, in modo che voi avete ristoro per le vostre anime. Imparate a essere così umili, cioè piccoli, imparate a essere così miti, cioè con il padre con cui vi rapportate. Il Signore Gesù sta parlando del padre e noi capiamo umiltà dalla sera alla mattina. Allora invece non avere il modello aiuta a seguire veramente la parola del Signore che ci parla del padre, e anche quando ci dice che dobbiamo, che possiamo legarci al padre, vedi, non dice neanche dobbiamo legarci al padre, è un invito che sta facendo. La freschezza della parola di Gesù è fantastica, perché lui non sta dicendo che ci sta mettendo il giogo sopra di noi, sta dicendo perché non entri anche tu in una relazione come ci sono io, la stessa relazione che ho io, abbia anche tu a che fare col padre, abbia a che fare come un figlio, io sono figlio del padre, vieni anche tu. Il gioco, questa cosa che si mette a due teste, non stare solo con la tua testa. E ancora una volta Gesù che fa? Ci mette una persona a fianco, l'immagine del gioco, come i due buoi, la tua testa e la testa di un altro, ti mette una persona a fianco, esattamente come Saulo, dopo che ascolta la voce, gli dice segui la voce di un altro. Quando Saulo seguiva solo la testa sua, gli mette la testa di un altro e gli dà una persona fisica, reale, una voce, un cuore, una testa, non un modello, e gli dice adesso vai con lui. Fantastico. Gesù ci libera dal modello astratto, ideale, ci dà una persona in carne e ossa. Volevo prendere questi esempi perché fantastici questi due commenti che ci aiutano veramente a mettere a fuoco l'essenziale, e secondo me sono un'applicazione pratica anche di come leggerlo nel Vangelo, perché in tutto questo discorso effettivamente si rischiava di percepire, per chi ci ascolta, che non stessimo riferendo al Vangelo, invece è proprio dal Vangelo che impariamo questa cosa. Quindi grazie a Pina e a Gianluca per queste due sottolineature essenziali. Esatto Gianluca, ispiriti a me per essere figlio anche tu, perfetto. E poi ogni figlio è diverso da un altro. Vai Enza, ti passo la palla e basta perché sennò è tardi. Però questa cosa era fantastica, perché effettivamente parlando sembrava che ormai parlassimo senza il Vangelo, e invece no, ce l'abbiamo qua. No, concludiamo appunto dicendo stato con il modello da seguire, e invece è un modello a cui ispirarsi, anche perché se noi fossimo delle scatole chiuse del Rocco, non vedo come lo Spirito Santo potrebbe agire in noi, perché è tutto fatto, siamo delle fotocopie, quindi che cosa dobbiamo fare di più diverso dagli altri? Allora riprendiamo, abbiamo lanciato alcuni temi che non abbiamo potuto approfondire stasera, li possiamo riprendere la prossima volta. Ci diamo appuntamento, dimmi tu, per lunedì prossimo. Ok, aspetta, fammi vedere. Sì, libero nel calendario. Sì, va bene. Ok. Questo contro chi dice che è registrata, c'è tutto in diretta. Ma che è registrata? No, ma magari. Ho scritto che era registrata, va bene. No. È registrata se tu la vedi dopo, se hai poca dimestichezza con i social, è normale che il giorno dopo la vedi registrata. Va bene, allora ci diamo appuntamento al prossimo lunedì 20:30. Paolo, dici tu se vorrai essere ancora dei nostri, così ci aiuti, perché il tuo aiuto è fondamentale, è un dialogo a tre, non è, l'abbiamo sempre detto, non è una lezione ma è un dialogo. Va bene, no, farò con molto piacere, però. Dai, ormai. Sei di casa. Va bene. Buona serata a tutti e grazie di averci seguiti. Buona serata a tutti. Buona serata. Ciao Paolo, ciao Enza.